Rinasce lo skate park di Ostia grazie alla riqualificazione di un'area di 1600 metri quadri. Il progetto nasce dalla sinergia tra Municipio Decimo, CONI e Federazione Italiana Sport Rotellistici. Simbolo di rinascita della zona, sarà centro di aggregazione per i giovani. Fino al 6 gennaio ho potenziato il trasporto pubblico verso il centro storico. Sarà attiva anche la navetta dello shopping, totalmente elettrica. L'obiettivo è agevolare gli spostamenti e l'uso dei mezzi pubblici in occasione delle feste di Natale. Lanciato da Roma Capitale il nuovo servizio Certificati in Edicola. I certificati anagrafici di stato civile si potranno richiedere anche nelle edicole. Sul sito di Roma Capitale l'elenco delle 100 edicole che hanno diritto all'iniziativa. Controlli in tempo reale per il rispetto degli orari dell'ordinanza no slot. Si utilizzerà SMART, un programma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Rientra nelle iniziative a contrasto del gioco d'azzardo patologico. Va avanti la demolizione della tangenziale est. Iniziato l'abbattimento del tratto davanti alle case in prossimità di via Teodorico. Installati i pannelli fonoassorbenti per contenere il rumore durante le operazioni. Continua la magia di Natale con Spelacchio in Piazza Venezia. Ai suoi piedi lo speciale ufficio postale per le letterine dei bambini. L'albero di Natale di Roma resterà acceso fino al 6 gennaio.